Bentornati su Fuori Classe. In questa lezione torniamo a parlare di storia medievale. In particolare ci concentreremo sul rapporto tra uomo e natura, sulla concezione del tempo nel Medioevo e sulla morale, cioè sulla distinzione tra bene e male. Cominciamo! Io sono Irene, insegno latino e materie letterarie in un liceo di Roma e Fuori Classe è nato per condividere video lezioni e materiali didattici con gli studenti e con gli insegnanti in questo periodo di chiusura delle scuole a causa del coronavirus. Se vuoi sostenere questo progetto, ricordati di iscriverti al canale. Nella scorsa lezione abbiamo parlato del feudalesimo in Europa e del sistema curtense. Per chi l'avesse persa, lascerò il collegamento qui in basso nei commenti e qui in alto nelle informazioni. In questa lezione ci occuperemo invece delle mentalità medievali. Nel Medioevo i cristiani avevano una concezione dualistica del mondo. Credevano cioè che fosse in atto un costante scontro tra le forze del bene e le forze del male, cioè tra Dio e Satana. Gli uomini non potevano rimanere neutrali in questo scontro, ma dovevano compiere una scelta precisa e schierarsi dalla parte del bene o dalla parte del male. Il diavolo veniva concepito come una presenza costante nella vita dell'uomo, una presenza ingombrante e invadente con cui bisognava quotidianamente fare i conti, in grado di camuffarsi, di assumere mille aspetti diversi, quindi di non farsi riconoscere, e capace di grandi astuzie. Anche dal punto di vista iconografico, le rappresentazioni del diavolo sono numerosissime e molto diverse tra loro e dovevano avere un grande impatto sulla coscienza degli uomini e sui loro timori. Talvolta le rappresentazioni del diavolo assumevano caratteristiche comiche, burlesche, ai limiti del grottesco. A un osservatore moderno questa commistione di tragico e di comico, di ridicolo e di terrificante può risultare difficile da comprendere e da decifrare. È possibile tuttavia che, data la sensibilità diversa dell'uomo medievale rispetto a quella dell'uomo contemporaneo, queste immagini non suscitassero riso nell'uomo medievale, oppure lo suscitassero senza tuttavia annullare, neutralizzare o ridurre la paura e l'avversione. Questo fenomeno è indicato dagli studiosi proprio con il termine di grottesco. L'aggettivo grottesco si riferiva originariamente a delle pitture parietali, dette appunto grottesche, perché effettuate all'interno di grotte o di ambienti che all'inizio, a una prima osservazione, potevano sembrare grotte, come dall'ambito artistico il termine grottesco è passato a indicare tutto ciò che è goffo, innaturale, paradossale e di conseguenza muove al riso pur senza rallegrare. Dal momento che la concezione dell'esistenza dell'uomo medievale era fondata sul dualismo e quindi su una netta distinzione tra mondo celeste e mondo terreno, compito del grottesco era proprio quello di avvicinare queste due sfere, di metterle in comunicazione tra loro. Il termine diavolo deriva dal greco, per esattezza dal verbo diaballo, che significa calunniare, quindi il diavolo era il calunniatore. Questa creatura era chiamata naturalmente anche con altri nomi, ad esempio con il nome Satana, di origine ebraica, che significa oppositore, o anche Belzebù, signore delle mosche, oppure Lucifero, portatore di luce, che era il nome del più bello degli angeli che ne promosse la ribellione a Dio. In un'epoca in cui l'inconscio collettivo era così ossessionato e angosciato dalla paura dell'inferno, fenomeni come le visioni e le apparizioni erano molto comuni, certo molto più di oggi, e un ruolo fondamentale nella coscienza delle popolazioni medievali era svolto dai miracoli, che erano concepiti dall'uomo medievale come una normale manifestazione del soprannaturale nel mondo. Per combattere il diavolo e le forze del male era fondamentale l'alleanza dei santi, non erano sufficienti le preghiere e una retta condotta di vita. Vi erano inoltre alcuni uomini specializzati nella lotta contro il demonio, ovvero gli esorcisti. Soprattutto i santi, tuttavia, svolgevano la funzione di ponte, di intermediari tra Dio e l'uomo. Anche per questo motivo, molto importante era il culto delle reliquie, sparse in tutta Europa. Il termine reliquie deriva dal verbo latino relinquere, che significa lasciare, e in senso religioso indica i resti corporali o gli oggetti d'uso di personaggi di importanza religiosa, custoditi in luoghi sacri e venerati nel culto. Dal momento che i santi erano in grado di compiere miracoli,
per l'uomo medievale era molto più probabile che questi miracoli avvenissero in prossimità dei loro resti, in prossimità delle loro reliquie. Per tutto il Medioevo, le chiese vanno riempiendosi di reliquie, perché le reliquie, oltre ad assicurare prestigio alla chiesa, favorivano anche le elemosine e i lasciti e attiravano i pellegrini. Naturalmente la richiesta di reliquie era di gran lunga superiore all'offerta e di conseguenza in primo luogo si moltiplicarono le scoperte di reliquie, quindi molti vescovi che venivano illuminati da una rivelazione sovrannaturale iniziano a rinvenire qua e là resti dei corpi dei martiri fino a quel momento andati dispersi. Inoltre si sviluppò una fiorente attività commerciale fondata proprio sul traffico, sullo smercio di queste reliquie e ovviamente sul traffico anche di reliquie false costruite ad hoc. La concezione del mondo e della natura dell'uomo contemporaneo è molto lontana da quella dell'uomo medievale. Infatti, gli uomini del Medioevo immaginavano il mondo come un sistema di sfere concentriche che andavano da 3 a 56. La Terra occupava la posizione centrale nell'universo e intorno ad essa ruotavano il cielo, le stelle e i pianeti. L'ultima sfera, cioè quella divina, faceva parte integrante dell'universo. Gli elementi fondamentali che componevano l'universo erano 4: acqua, terra, fuoco e aria. E tutto era racchiuso in un cielo rotondo, come in un guscio d'uovo. Il cielo era costituito da un'area sottile, pura e splendente, che ruotando emetteva dei suoni paradisiaci. Le stelle esercitavano un'azione diretta sulla Terra e in particolare vi erano 12 costellazioni particolarmente importanti, cioè quelle dell'Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone, della Vergine, della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell'Acquario e dei Pesci, i segni zodiacali in sostanza. Si riteneva che le stelle influenzassero il ritmo delle stagioni e dei mesi e che i pianeti influissero sui giorni della settimana, che prendevano proprio il nome dai pianeti: lunedì dalla Luna, martedì da Marte, mercoledì da Mercurio, giovedì da Giove, venerdì da Venere. Per gli uomini del Medioevo, il mondo, oltre a essere normalmente il teatro del quotidiano scontro tra le forze del bene e le forze del male, era anche un luogo affollato da creature e animali immaginari, come i grifoni, i leocorni e i draghi. Per questo non c'è da stupirsi che moltissima letteratura e moltissima filmografia fantasy sia ambientata nel Medioevo e basta fare riferimento a opere fantasy molto recenti come Il Trono di Spade e la serie TV che ne è stata tratta per rendersi conto di quanto le creature fantastiche e soprattutto i draghi avessero un ruolo importante nell'immaginario dell'uomo medievale. In questo mondo immaginario è molto forte e persistente l'eco della mitologia greco-romana. Se ne trova traccia, ad esempio, nei bestiari, che erano opere didascaliche molto diffuse nel Medioevo, dedicate proprio alla descrizione di animali reali o fantastici e delle loro caratteristiche, e da queste descrizioni l'uomo poteva trarre anche degli insegnamenti di ordine morale e religioso. Sempre alla sfera dell'immaginario sono riconducibili quelli che gli uomini del Medioevo definivano mirabilia, cioè fenomeni meravigliosi, straordinari, come ad esempio l'apparizione di stelle comete, le eclissi lunari e fenomeni analoghi, che venivano considerati presagi di avvenimenti eccezionali, sia in senso positivo sia in senso negativo. L'uomo medievale, inoltre, era profondamente integrato nella natura. Gli strumenti di cui gli agricoltori disponevano non erano tali da sostituirsi all'uomo, ma soltanto da integrarsi alle sue forze. Quindi il rapporto tra uomo e natura era all'epoca molto stretto. A riprova di ciò, alcune immagini del folklore rappresentano il corpo dell'uomo come profondamente integrato con la natura, ad esempio come uomo albero, con le gambe e i piedi in forma di radici che affondano nel terreno, ma anche monti umanizzati, ad esempio. Anche per questo, la natura veniva misurata non facendo riferimento a concetti e a misure astratte, ma facendo riferimento al corpo dell'uomo. Ad esempio, per misurare un campo, si faceva riferimento a parti del corpo dell'uomo, come il braccio, il palmo o il pollice. Nell'Occidente alto medievale, il crollo demografico determinò una drastica riduzione dei campi coltivati. Così i boschi ripresero gradualmente il sopravvento. Questo cambiamento del paesaggio si ripercosse profondamente sulla sensibilità collettiva e il bosco iniziò a rappresentare il luogo del fantastico e dell'immaginario per eccellenza. Nell'immaginario medievale, infatti, il bosco era percepito come il simbolo della natura selvaggia,
che si era sottratta al controllo dell'uomo e in cui regnavano animali feroci e pericolosi come lupi e orsi. Il bosco era anche il luogo dove si rifugiavano eroi, cacciatori, briganti e persone in fuga. Il bosco però era anche il luogo della solitudine per eccellenza, dove si rifugiavano gli eremiti e i santi. Per gli uomini del Medioevo, il bosco era abitato da creature misteriose come gli elfi, gli gnomi, le fate, le streghe e lo stesso diavolo. In effetti, la diffusione della vegetazione incolta determinò un aumento degli animali selvatici, soprattutto dei predatori, come orsi, volpi, linci, ma soprattutto i lupi. Questi animali, riuniti in branchi, erano decisamente pericolosi perché aggredivano le greggi e il bestiame, ma potevano anche assalire i viandanti. Per fronteggiare questo pericolo, Carlo Magno arrivò addirittura a istituire dei funzionari il cui compito era proprio quello di organizzare delle cacce al lupo. Questi funzionari prendevano il nome di lupari. È per questo che nel folklore il lupo è il mostro di tantissime favole popolari e in quest'epoca si temevano con raccapriccio anche figure a metà tra l'uomo e il lupo come il lupo mannaro. L'espressione lupo mannaro deriva probabilmente da lupus hominarius, cioè lupo umano. Naturalmente i lupi per la loro forza erano anche oggetto di ammirazione. Lupo era infatti un diffusissimo nome di battesimo e frequentemente nei racconti agiografici i santi si imbattevano in lupi che riuscivano ad addomesticare. Come San Francesco che con le sue dolci parole riuscì ad ammansire il lupo di Gubbio. Per il momento vi saluto qui, vi do appuntamento alla seconda parte della lezione nella quale parleremo della concezione del tempo per l'uomo medievale e della morale. Vi lascio, come sempre, con alcuni riferimenti bibliografici e sitografici. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande scrivetele pure nei commenti e se questa lezione vi è stata utile mettete mi piace e iscrivetevi al canale ricordandovi di cliccare sul simbolo della campanella per attivare le notifiche. A presto!